Ben ritrovati telespettatori a casa e benvenuti a quest'ultima puntata di 20.000 giri in chiave 2017. Chiudiamo un anno davvero importante per la Ferrari, passi in avanti ne sono stati fatti, non possiamo davvero negarlo. E nessuno di noi, se ce l'avessero chiesto, l'ultima puntata del 2016 avrebbe veramente scommesso in una Ferrari così competitiva quest'anno. Mi permetto però di chiudere questa introduzione purtroppo con con un interrogativo. Ieri il Gran Premio di Abu Dhabi ha visto le due Mercedes ai primi due posti, ma a parte questo, che se vogliamo può essere una cosa, vabbè, non è una novità, mi verrebbe da dire, ma il gap tra le due Mercedes e le due Ferrari ha veramente un po' spaventato. Tanti interrogativi che quest'ultimo Gran Premio hanno lasciato un po' così. Adesso sentiremo subito il nostro Mario Zucchelli che cosa ne pensa. Ma prima di tutto facciamo l'ultimo aggiornamento, l'ultima classifica piloti e costruttori. E partiamo con la classifica piloti. È davvero l'ultima quest'anno, un Hamilton che è al primo posto con 363 punti. Abbiamo Sebastian Vettel al secondo posto con 317, al terzo Bottas con 305 punti, al quarto Raikkonen 205, al quinto Ricciardo 200 e al sesto Verstappen 168 punti. Passiamo poi alla classifica costruttori. Al primo posto la Mercedes 668 punti, la Ferrari 522, la Red Bull 368, la Force India 187, la Williams 83, la Toro Rosso 57 punti. Benissimo, subito a presentare il curatore della trasmissione, il personaggio davvero più importante, il nostro Mario Zucchelli. Buonasera, beh, più importante. Assolutamente sì, Importante è altrimenti. Ivana e Cristian. No, no, assolutamente Io arrivo tutti e come ruota di due. scorta. Assolutamente il curatore della trasmissione, ricordiamolo, è l'ultima puntata, quindi va veramente dato a Cesare quello che è di Cesare, come si suol dire. Il curatore è veramente lui, senza di lui questa trasmissione assolutamente non ci sarebbe. È il nostro guru, super informato, sempre preciso, sempre puntuale e davvero il numero uno per noi, il nostro Mario Zucchelli. Troppi elogi fanno male, ricordati, fanno male, Assolutamente, fanno male. assolutamente Mario, sono tutti meritati. Io Mario ti ho dato subito un là in questa introduzione, abbiamo visto un gran premio, mi permetto di dire un pochino così ieri, un campanello d'allarme, anche se è vero che è l'ultimo, adesso ci si riposa, ci si rilassa un attimino, andare a marzo 2018 c'è comunque tempo e di cose se ne faranno veramente tante, però questo gap mi ha un po' spaventato Mario, voglio sapere la tua opinione. Ma io particolarmente devo dire no, nel senso che si sapeva che la possibilità di poter passare davanti a una delle due Mercedes era un rettilineo troppo corto, beh, a meno che Hamilton o Bottas partissero male, ma alla prima curva, visto che il rettilineo d'arrivo era molto corto, passati i due della Mercedes, ho detto subito, eravamo con amici, ho detto il Gran Premio è finito lì. Che poi Vettel potesse stare più vicino alle Mercedes, lì aveva la possibilità ancora di 3-4 decimi, però ha gestito la sua corsa come meglio aveva. Ha capito che comunque non poteva andare a prendere i due davanti e di conseguenza è andato lì. Non dobbiamo spaventarci, anche perché il layout del circuito era più favorevole, diciamo, a Mercedes rispetto al layout della Ferrari. La configurazione era migliore per Mercedes che rispetto a noi. Pertanto il fatto che è vero, sì, sono andati bene una cosa, ma la Ferrari, anche lei, diciamo, non è andata in full power per tutto il Gran Premio. Non serviva sicuramente andare in mappature conservative all'ultimo Gran Premio, quello no. Però diciamo, Vettel è andato, penso che sia andato di conserva, non solo dico penso, ma in effetti adesso si è già sentito qualcosa, ha Ha gestito gestito la gara, secondo quest'ultima te? gara, esatto. Benissimo, benissimo Mario. Mi fanno segno dalla regia che abbiamo una piccola sorpresa per voi. È l'ultima puntata, non potevamo chiudere senza salutare il presidente dei presidenti, come lo chiamiamo noi, presidente onorario Giulio Carissimi della Scuderia Ferrari Club, Caprino Bergamasco. Buonasera Giulio. Buonasera a voi ragazzi, buonasera, ma
Guarda, mi sono fatto il goccino addosso a sentire questa presentazione. Veramente, veramente mi sono mangiato tutto. Troppo, troppo. Assolutamente. Dai, diciamolo pure in diretta, dai, ma veramente, dai, dai, grazie comunque. Te la meriti, Giulio, assolutamente. Siete troppo buoni, dai, grazie comunque, dai. Ho sentito un po' gli ultimi sprazzi del commento, sì, ma... Sì, Giulio, io ieri, lo sai che io non sono tantissimi anni che... Seguo la Formula 1, anche se adesso sono veramente la prima che si informa e ci sono le prove, le qualifiche, perché veramente è un mondo che mi affascina tantissimo. E io ieri stavo dicendo giusto a Mario che sono rimasta un pochino spiazzata da questo gap tra la Mercedes e la Ferrari. Tu cosa ne pensi? Era soltanto, come diceva il nostro Mario, una cosa conservativa, visto che comunque era l'ultimo Gran Premio, non era necessario forzare? Beh, io direi proprio, sono d'accordo con Mario, direi che la Ferrari ieri, in particolare Vettel, ha mirato a conservare il secondo posto nella classifica mondiale, cercando di portare a termine il suo terzo posto. Avesse forzato, avesse rischiato ulteriormente un po' di più, magari gli sarebbe potuto succedere qualcosa e perdere il secondo posto nella classifica mondiale piloti. Pertanto anch'io concordo con Mario nelle sue affermazioni, nelle sue convinzioni. Occorre dire che la Mercedes ieri era imbattibile. Ci sono delle piste dove è stata impossibile superare, alcune piste sono state favorevoli alla Ferrari. Non so se posso dirlo o la mia impressione, ma quest'anno più che vincerlo la Mercedes, il mondiale l'abbiamo un po' perso noi. Vedi due errori di Vettel, i due errori e le due rotture stupide, la candela e quant'altro. Questo mondiale si poteva vincere, a mio avviso, con un po' più di fortuna, un po' più di determinazione si poteva vincere. Presidente, siccome io verso la fine del mondiale non mi piace quasi mai fare un rewind, vale a dire rivedere un po' tutto quello che è il filmato della stagione in corso, ormai c'è stato detto di tutto e di più. Le voglio parlare in chiave 2018, le nostre speranze, certo quali sono, sarebbe quella di poter vincere il mondiale, però Presidente, ecco, ci dica qualcosa lei in merito. Ma le speranze sono quelle di vincere ormai, ma le nostre speranze cominciano a dilungarsi e ripetere il ventennio passato. Le speranze erano riposte in quest'anno, anzi no, inizialmente bisogna dire che è stata una sorpresa vedere una Ferrari così altamente competitiva. Personalmente pochi credevano di trovarsi così avanti a lottare con la Mercedes. Il 2018 ovviamente tutti crediamo in questa Ferrari, nei miglioramenti sia umano che tecnologico. Mattia Binotto ha fatto un lavoro straordinario, i tecnici italiani ci sono superati, quindi un grande elogio e un abbraccio a tutti i ragazzi che i tecnici Ferrari, ma occorre dire che occhio anche alla Red Bull. La Red Bull non penso che rimanga così in secondo, in terzo piano ancora. Io sono convinto che Newey metterà sul piatto qualcosa di migliorativo assolutamente, quindi a mio avviso non ci troveremo a lottare solo con Mercedes, ma avremo Red Bull e perché no una Force India, perché no anche una McLaren con motori Renault, dove magari potranno darci dei fastidi anche loro. Sarà un campionato del 2018 molto aperto a più squadre, non solo Mercedes e Ferrari. Questa è la mia impressione. Presidente, prima di chiudere il collegamento, mi sembra anche doveroso chiederle cosa c'è di novità nel Ferrari Club di Caprino Bergamasco. Ferrari Club di Caprino Bergamasco, sebbene che è una pentola in continua ebollizione. Adesso nell'immediato siamo concentrati sulla cena di gala, dove aspetto la conferma di Mauro Forghieri, che sarebbe il top. L'aspetto la conferma perché è stato appena dimesso dall'ospedale e quindi mi fa: io farò il massimo per essere da voi, ma la certezza non l'abbiamo. Abbiamo la premiazione alla carriera a Stefano Domenicali, il quale purtroppo è con la FIA a Londra, ma faremo un collegamento in diretta, e riceverà il premio invece sua il suocero Ercole Colombo. Aspettiamo anche altri ospiti, tipo l'architetto Flavio Manzoni, che è responsabile designer della Ferrari, dei modelli stradali, insomma, e poi avremo altri ospiti di primo piano a questa nostra
cena di gala, che sarebbe la chiusura degli eventi importanti di un certo livello per il club, poiché dopo ci proietteremo immediatamente per il programma, per programmare la stagione 2018, tra le quali figura al top una spedizione a Praga in collaborazione con l'ACI di Bergamo, partenza da Bergamo, 5 tappe, destinazione Praga e parcheggio nella piazza principale di Praga. Già c'è un programma, ci sono stati dei contatti con l'ambasciatore, il sindaco di Praga, eccetera, quindi eventi anche di un certo livello, oltre ai radunetti in piazza, eccetera, a visite a gran premi, trasferte per le prove. Già Barcellona sarà un appuntamento fisso per le prove, gran premio e test e molto altro. Benissimo, l'ultima domanda per te Giulio, il numero degli iscritti raggiunti quest'anno? Prego, scusa, ti ho parlato sopra, perdono. Niente, figurati Giulio, il numero degli iscritti che avete raggiunto questo 2017? Ecco, è ancora in leggero aumento, fortunatamente ringrazio di questo tutti i soci con la mano sul cuore, siamo a 1050 contro i 1017-18 dello scorso anno, ma 1050 soci, club ancora più numeroso al mondo con soci member, junior e femmine, in totale siamo il club ancora più numeroso al mondo e questo ci onora un po' e ci gratifica dell'impegno del nuovo presidente Paolo Magni. Insomma, io faccio la mia parte sempre al suo fianco, sempre al sostegno del club, ovviamente non sono ancora in pensione, pertanto avanti così ancora anche per il 2018. Benissimo, benissimo Giulio, io davvero ti ringrazio di cuore, l'anno scorso, insomma questa stagione l'avevamo aperta con un tuo collegamento e l'abbiamo voluta chiudere ancora con un tuo collegamento proprio per salutarti e ringraziarti e, come ho detto prima inizio, presidente onorario, il presidente dei presidenti e quindi mi raccomando, segnati l'appuntamento, marzo 2018, la prima puntata sarà ancora con te. Assolutamente, complimenti a te, Mario, sei bravissima, sei diventata veramente una vera professionista della Formula 1. Troppo gentile questo scambio di complimenti. Devo cambiare in qualche modo, ma io dico semplicemente la verità, sei bravissima, complimenti a te, al tecnico Mario, a Christian se è presente, non l'ho sentito, a tutti quanti. Va bene, gli porteremo i tuoi saluti Giulio, grazie, davvero grazie di cuore, all'anno prossimo. A voi, ciao. Ciao Giulio. Benissimo Mario, benissimo, sempre bello sentire Giulio Carissimi e questi presidenti che ci accompagnano in tutto il percorso. È un vulcano, lui è un vulcano, avete assolutamente visto, è inarrestabile. Sì, e in effetti lo ha sempre detto, sempre con modestia, perché non è un personaggio che vuole farsi mettere 420, però diciamo ha contribuito molto a questa creazione, a questa espansione di questo Ferrari Club, che in effetti è cresciuto e che lui stesso ha detto che ad un certo punto è cresciuto talmente tanto negli ultimi anni che quasi sembra una cosa assurda da dire, sta scappando di mano, perché dover gestire più di 1000 certo. Eventi che fanno 40, 50, 60 eventi esatto, a stagione, una certa rilevanza. Insomma ci vuole proprio un bacino di utenza, proprio anche di persone che seguono questi eventi, pertanto diceva sì. Anche lui, a volte rischiano di andare in difficoltà, perché hanno fatto veramente tanto e stanno facendo veramente tanto e anche, finisco, e molto di quello che fanno, voglio ricordarlo, lo fanno per beneficenza, perché molto o quasi tutto del ricavato che viene di questi introiti delle cose viene dato in beneficenza. Sì, assolutamente sì, veramente tanti complimenti ai vari Ferrari Club, ma soprattutto al suo che è quello di Caprino Bergamasco. Mario, siamo quasi in chiusura della prima parte della trasmissione, mi viene da farti questa domanda. Non so come la pensi tu, ma abbiamo sempre visto un Bottas a parte l'inizio della stagione che sembrava veramente quasi di dare del filo da torcere a Lewis Hamilton, il classico, l'abbiamo chiamato in tanti modi, maggiordomo, scudiero, poi queste ultime due, come si è laureato per la quarta volta campione, sembra quasi che, non so, sia rinato o non lo so Mario, dimmi tu qualcosa. Beh, non è, diciamo, a dire la verità, più che sia rinato è diventato, è diventato lo scudiero, è diventato Hamilton,
In effetti c'era la volontà, e la Mercedes lo ha anche detto apertamente in settimana, c'era la volontà di portare Bottas a cercare di vincere questo Gran Premio di Abu Dhabi, tant'è che abbiamo visto, sì, ci sono state qualche tentativo di attacco, ma è stato più, penso, per lo show, per lo spettacolo di Hamilton, ma non l'avrebbe mai attaccato, anzi, abbiamo visto, e chi forse magari potrebbe essergli scappato, quando c'è stato il rientro che Bottas, che Hamilton ha tentato l'undercut e quasi gli stava riuscendo, però nel secondo settore, che sembrava, se avesse continuato a tirare nel secondo settore, forse sarebbe quasi uscito magari quasi a pari pari. Il secondo settore, Hamilton, sono andato a vedere, ha rallentato di un secondo. Pertanto era previsto, a livello diciamo aziendale, era previsto di questa vittoria, visto che ormai Hamilton aveva vinto il mondiale, c'era magari una piccola speranza se Vettel, se avesse avuto un problema ritirato con questa vittoria, perché aveva un gap di 22 punti, vincendo con 25, sarebbe laureato Hamilton campione del mondo e secondo Bottas. Invece Vettel è arrivato terzo, è riuscito a salvaguardare il suo secondo posto in mondiale. Benissimo, chiudiamo la prima parte, ci fermiamo per due minuti di pubblicità, ma rimanete lì perché ho una domanda per Mario che forse questa volta lo prenderemo in castagna. Rimanete lì. Ed eccoci qua di rientro dalla pausa pubblicitaria. Chi ci ha seguito nella prima parte sa che adesso c'è una domanda davvero particolare per il nostro Mario. Non so Mario se ci potrai dare qualche delucidazione, ma si sta sentendo molto parlare della piezoelettricità. Dici qualcosa tu Mario, io sono sicura che riuscirai a rispondere a questa domanda. Insomma, non so io cosa ci faccio qui, dovremmo invertire le parti. No, Mario, voglio proprio sapere se questa domanda Ivana, mi rispondi. Allora, sì, sarebbe un sistema che comunque sarebbe stato sviluppato da anni dalla NASA, sarebbe un sistema che la Mercedes, sarebbe anche questo, diciamo un escamotage, e col passare del tempo, anno dopo anno, si viene sempre a sapere qualcosa di questi, come ho detto io, di questi escamotage, di questi segreti. Sarebbe un sistema che sfrutterebbe, sarebbe parte dell'ERS, quello del recupero dell'energia termica, per recuperare il discorso dell'energia da inserire nelle batterie, o eventualmente con il push to pass, e questo sul push di potenza che si riesce a estrapolare dall'ERS, puoi ricaricare o le batterie o puoi spingere nel motore endotermico per dare più potenza. La Mercedes con questo ERS avrebbe anche questo sistema, che sarebbe posizionato addirittura nei sistemi di scarico, e sfrutterebbe proprio questa potenza, la userebbe proprio per aumentare proprio la ricarica di questo ERS, perché ricordiamo che dai tubi di scarico escono a una velocità, il tubo di scarico escono, ma non è, il problema non è il tubo di, cioè come si dice, non è la velocità di questa uscita, è perché può recuperare più velocemente, e che è stato un escamotage molto indovinato dagli ingegneri, e sono stati molto eclettici, perché nei tubi di scarico si raggiungono fino a 1200 gradi, e visto che lavora proprio a livello termico, ecco, parte di questo si dice che la Mercedes potrebbe usare questo sistema, che sarebbe in più e sarebbe il modo di ricaricare più velocemente. Ovviamente più ricarichi velocemente l'ERS, più hai questa possibilità di full power, di questa potenza che hai in più disponibile, e in modo più velocemente, sul giro, mentre invece chi magari non ce l'ha deve aspettare qualcosa di più. Ecco perché la Mercedes riesce a fare, soprattutto in qualifica, si dice, può darsi che incida e contribuisca, ecco la parola giusta è questo, contribuisca molto questo sistema, che dice che è un sistema, comunque una tecnologia spaziale. Addirittura, e secondo te Mario, questo tipo di tecnologia la stanno utilizzando solo loro, le altre scuderie, Ferrari? Ma per ora, almeno di quello che si sa, sembra che ci sia Renault
Ferrari e Honda ci stiano lavorando a questo progetto ed è probabile magari che lo possano avere l'anno prossimo, se nel frattempo la federazione nel voler vedere chiaro dice vabbè, questo tipo di sistema non lo accettiamo più e pertanto anche loro lo dovranno togliere, abolire, o se esatto. No, lo possono lasciare libero e allora anche le altre scuderie venuti a capire, diciamo, questo segreto, da capire, ci stanno lavorando. Benissimo, benissimo Mario. Non siamo riusciti a prenderlo in castagna neanche questa volta, ci picchia. Ne sei proprio una più del diavolo, come si suol dire, Mario. Complimentoni davvero. Allora, una carrellata di domande per te, Mario. In chiave 2018, ormai l'ultimo Gran Premio, quindi effettivamente poi tra l'altro non si sono viste neanche cose particolari, mi permetto di dire, Mario, in questo Gran Premio. Chiave 2018, come cambiano i Gran Premi? Ci sono delle modifiche al calendario? Sì, ci sono delle modifiche al calendario. Ricordo che quest'anno sono stati 20 Gran Premi, l'anno prossimo ne avremo 21, esce il Gran Premio della Malesia e forse per noi ferraristi, che era il premio della Malesia, le tigri della Malesia, visto cosa era successo con quella rottura di quel tubo che portava l'aria compressa al turbo, che ci ha costato in pratica il mondiale, poi la candela in Giappone, però ecco, a parte quello, esce il Gran Premio della Malesia, rientrano due Gran Premi storici europei. Il primo è il Gran Premio di Francia sul circuito di Le Castellet, che si correrà il 24 giugno, poi ritorna il Gran Premio di Germania a Hockenheim il 22 luglio. Sono previsti 21 Gran Premi, dico la bozza di 21 Gran Premi, dico uso il condizionale perché come sapete per regolamento gli organizzatori dei Gran Premi entro il 31 dicembre, ma con un ultimatum fino al 15-20 di gennaio, devono pagare la prima tranche. Se non pagano la prima tranche, il loro Gran Premio viene cancellato e non viene sostituito. Pertanto i previsti, per ora la bozza, ne prevedono 21. Verso fine dicembre sapremo se verrà confermata, però al 99% si prevedono 21 Gran Premi. Benissimo Mario, andiamo avanti sempre in chiave 2018. Confermi anche questa voce che ho sentito, ho letto su qualche quotidiano. Si sta valutando, Mario, di sostituire le penalità in griglia per i piloti in caso di sostituzione dei 6 elementi. Beh, questa sarebbe una proposta, devo dire, illuminante di quel bravo ed eclettico ingegnere che è Rosbrough, che come vi ricorderete era stato il team principal del Dream Team della Ferrari insieme a Jean Todt e Schumacher dei 5 titoli mondiali, ora fa parte dell'esecutivo di Liberty Media. Lui avrebbe proposto questa idea perché invece di penalizzare i piloti, perché non, quando devo sostituire uno di questi 5 elementi, sapete che se se ne sostituisce uno, sono cinque posizioni di penalità in griglia, ne sostituisci 2, 10 e via dicendo. La sua idea sarebbe, vedete, perché invece di penalizzare i piloti non vengono tolti dei punti nel mondiale costruttore e team. L'idea ci stanno già lavorando, però è una bozza, è una bozza, è un'idea, adesso vedremo la federazione, gli strategi group dei team e quant'altro. Per me può essere veramente una bella idea, ma soprattutto mi rivolgo agli spettatori, ma sia quelli a casa sul circuito, però dico, ci sono anche molti spettatori, voglio dire, che non è che fanno, uso sempre la battuta, che fanno pane e Formula 1, però vanno a vedere, il sabato vanno a vedere il Gran Premio, la domenica tornano, magari hanno fatto il pacchetto del weekend, tornano la domenica, si siedono, vedono il Gran Premio, sono seduti a vedere il Gran Premio, guardano nella griglia di partenza, faccio un classico esempio, manca Ricciardo che ha fatto il quarto tempo, e parte quattordicesimo, o Alonso ha fatto il terzo tempo, parte diciannovesimo e quant'altro. Non è bello per il telespettatore, credo, e anche per tutti, ecco. È un meccanismo, permettetemi, proprio perverso, non mi è mai piaciuto, sarebbe invece giusto che non fossero penalizzati i piloti, se fa il terzo tempo, secondo il mio, permettetemi, modesto parere, se fa il terzo tempo deve rimanere. Troverei più giusto, come ha proposto Rosbrough, è un'idea, credo, illuminante, speriamo che questa idea venga accettata, dubito, però
Speriamo, potrebbe essere, è una bella idea, una bella idea. È una delle proposte. È una delle proposte. Benissimo, passiamo in chiave sicurezza 2018, l'introduzione di Halo. Sì, è questo, come possiamo definirlo, un salvatesta, possiamo chiamarlo così, che verrà proprio posizionato, se mi permettete, verrà proprio posizionato qui sopra, proprio che ci saranno due barre che andranno proprio a coprire parte della testa, diciamo, del pilota. La federazione dice che ha deciso di volerlo introdurre. Ci sarebbero ancora delle perplessità sui piloti, perché questo halo avrebbe la barra, avrebbe questa, la barra centrale che toglierebbe parte della visibilità. È sottile, però alcuni piloti sarebbero perplessi. La federazione sembra che abbia deciso per il sì, che questo halo dal peso di circa di 6 kg verrà introdotto. I team chiedono di sapere poi ufficialmente se verrà introdotto, perché poi per quanto riguarda la distribuzione dei pesi vogliono sapere, giustamente, perché hanno questo 6 kg in più in aggiunta, e vorremmo sapere entro dicembre se viene. Al 99% si dice di sì. Ho detto, ci sarebbe ancora qualche riserva, qualche perplessità di alcuni piloti che vorrebbero riuscire a studiare un altro sistema per far togliere questa barra centrale, pur essendo molto piccola, però a qualcuno dice che crea un po' di disturbo. Adesso staremo a vedere se verrà introdotto questo o verrà male studiato, modificato un altro sistema. Benissimo, benissimo Mario. E passiamo ai pneumatici in chiave 2018. Beh, la Pirelli proprio domani e mercoledì farà provare ai piloti due mescole nuove. La prima è una, verrà chiamata, se ovviamente verrà promossa, ma con molta probabilmente ha fatto sapere di sì, una viene chiamata la Hypersoft, che verrà come compound, sarà ancora più morbida della Ultrasoft, che ricorderete che è quella più performante. E poi un'altra che si chiamerà la Ultra Hard, vale a dire quella più dura, cioè la Hard e la Ultra Hard. Francamente della Ultra Hard non credo che ce ne fosse bisogno, visto che quasi mai la federazione, la Pirelli quest'anno l'ha introdotta, quasi mai la Hard. Ecco, però se questi due compound verranno promossi, saliranno a 7 di questi compound, però attenzione, non saranno 7 disponibili, attenzione. Rimarrà ancora la regola che la Pirelli di queste 7 mescole sarà ancora lei a decidere quali delle 3 mescole portare ad ogni Gran Premio, e rimane la regola che bisognerà usare, ogni pilota dovrà usare le 2 mescole per ogni Gran Premio, vale a dire come lo è stato in questi anni. Se poi nel frattempo, questa in linea di massima è la line-up che al 99% dovrebbe essere, pertanto sono andato a vedere sui siti, per quanto riguarda anche la federazione, sembra che non ci siano non si stanno studiando delle rettifiche o quant'altro, però sapete che magari all'ultimo momento, esatto, potrebbe essere qualcosa, eventualmente potrò tenervi informato nella mia trasmissione radiofonica che tengo su Antenna 2 alle 16:40, sempre il venerdì con cadenza quindicinale. Benissimo Mario, abbiamo detto che quest'anno è stata una vera e propria rivoluzione per quello che riguarda la Formula 1, invece il 2018 sarà, diciamo, un perfezionamento di tutte queste migliorie, questi cambiamenti, forse migliorie non è la parola giusta, però di questi cambiamenti che hanno coinvolto la Formula 1. Mi verrebbe da chiederti una cosa Mario, secondo te tutti questi miglioramenti cambieranno nuovamente le prestazioni, ci saranno delle prestazioni ancora migliori l'anno prossimo? Ma sicuramente sì, perché ovviamente gli ingegneri sono lì proprio per migliorare le prestazioni. Secondo me anche con questa mescola da ultra qualifica e ovviamente con un miglioramento, gli ingegneri più o meno di anno in anno più o meno stimano dal 5 al 7% miglioramento di prestazioni, pertanto si potrebbe scendere tranquillamente di un secondo e mezzo ancora al giro.
Questo è quello che penso io. Però collegandomi a quanto ho detto, volendo fare un ripasso per i nostri cari amici telespettatori, voglio ricordare una proprio sul finale, l'ho già detta, ma penso e lo apprezzeranno, che gli voglio ricordare che dall'anno prossimo, dalle 4 Power Unit che erano disponibili quest'anno, si scende a 3. E dei famosi 6 elementi che erano disponibili quest'anno, vale a dire che sono il motore endotermico, il turbo, il Kersless, batterie, centraline, di questi 6, l'anno scorso, quest'anno, scusate, potevano essere sostituite per fino a un massimo di 4 di ognuna, senza incappare nella penalità, vale a dire chi implementava la quinta prendeva 5 posizioni in griglia, la penalità di 5 posizioni in griglia. Quest'anno, l'anno prossimo, scusate, attenzione, si scende addirittura, c'è un abbattimento del 50%, si scende addirittura a solo 2 possibilità di sostituzione per ognuno di questi 6 elementi. Al terzo elemento si subisce la penalità e qui credo che la vedrò abbastanza dura, vale a dire gli ingegneri dovranno più che lavorare sul Power Unit per aumentare, credo, le prestazioni, che dovranno lavorare, credo invece molto, ma molto, ma molto sull'affidabilità. Bisogna lavorare sicuramente sui materiali, perché qui solo 2, parlo del motore endotermico, i turbo e l'ERS, che sono i 3, vabbè, batterie, centraline elettroniche, hanno raggiunto ormai uno standard di elevata affidabilità, quasi abbastanza. Ecco. Ma di questi 3 elementi riuscire a stare, e poi soprattutto, ricordiamoci, con solo 3 unità disponibili, ricordare che devono durare, sappiamo che sono a rotazione, perché ovviamente non vengono implementato il primo Power Unit e viene usato per 7 Gran Premi, però diciamo, a rotazione, per finire 21 Gran Premi, questi 3 Power Unit dovranno arrivare per 7, addirittura per 7 Gran Premi. Sono un'enormità. È vero che si fanno sempre passi avanti e quant'altro di affidabilità, è vero, però c'è qualcuno che non sarebbe. La Renault ha detto che non sarebbe molto contenta, continua ad essere e continua a dirlo che non sarebbe contenta, avrebbe preferito rimanere. Concludendo, vi volevo dire, se mi permettete, perché invece questa è una mia. Scusate, una mia opinione, per carità, sarà proprio anche, permettetemelo, e concludo dicendo, ma perché invece non dare la possibilità, visto che siamo nel motorsport, nell'eccellenza del motorsport, perché non dare la possibilità di avere 6 Power Unit disponibili per ogni team? Poi la piccola scuderia che ne vuole usare 3 o 4, non userà 3 o 4 per mantenere un budget più basso, però dare la possibilità ai piloti di esprimersi, di poter esprimere e di usare la loro potenza, che significato avrà? Per esempio, se l'anno prossimo ci fosse una lotta a 2 piloti, come poteva essere quest'anno la cosa, 2 piloti che si troveranno lì a doversi giocare il mondiale e andando, diciamo, in fuel saving, cioè risparmio quantomeno benzina e quant'altro, e anche di componenti, perché questi motori hanno ormai raggiunto o addirittura hanno superato la famosa operating window delle prestazioni, hanno già superato. Credo che, pertanto, questa è stata una mia opinione, ma sono sicuro che di questa mia idea tra gli spettatori ci sarà chi concorda, Mario, assolutamente. Non tanto perché l'ho detta io, per carità, ecco, però no, ecco, no, assolutamente, credo Mario, che si dovrebbe andare invece verso dare la possibilità ai piloti di esprimersi. Esatto, assolutamente di esprimersi. Sì, Mario, assolutamente sì. Risposta secca, perché abbiamo già sforato. Chi vince il 2018, Mario? Beh, il 2018, beh, la speranza sarebbe che forse, diciamo, dobbiamo riuscire noi. Dai, Mario, lo vogliamo una risposta secca. Speriamo, su, speriamo. Per i nostri telespettatori. L'anno prossimo credo, c'è stata questa tappa di avvicinamento, eravamo molto vicini quest'anno, perché riconosciamolo, dopo quello che è successo abbiamo perso, diciamo, il mondiale. Credo che senza quelle problematiche saremmo, non sono sicuro che avremmo vinto. Eravamo, ci sarebbe lì a giocarcela. Stato, esatto, Hamilton e Vettel sarebbero stati probabilmente fino all'ultimo Gran Premio di Abu Dhabi, quello di ieri, è molto probabile, almeno attraverso anche gli esperti e così, hanno detto che se la sarebbero giocata probabilmente fino all'ultima gara.
La speranza è che di essere poi lì questa volta, l'anno prossimo, a essere noi a giocarci. E che un po' di fortuna ci assista, come si suol dire. Giusto, speriamo, Mario? Dai, speriamo. Dai, ci vuole anche speriamo. Quella, ci vuole anche, assolutamente, sì, in tutti sì. i campi, anche nello sport ci vuole veramente anche tanta fortuna. E soprattutto fortuna. Per l'affidabilità, che non fa parte della sfortuna. Certo. L'affidabilità è una cosa, la sfortuna entriamo in un'altra casistica. Assolutamente sì, siamo in conclusione e come al solito siamo in ritardo, quindi dobbiamo salutarvi brevemente, dobbiamo assolutamente ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno seguito quest'anno ed è anche grazie soprattutto a loro che c'è questa trasmissione. Un grandissimo ringraziamento va ad Antenna 2 che ci permette di fare questa trasmissione che facciamo veramente con tutta la passione che possiamo metterci. Scusateci se ogni tanto non saremo perfetti o comunque lo facciamo in modo amatoriale, ma veramente ci teniamo e speriamo di darvi comunque tanto anche da parte nostra, anche se non siamo a livello, vero Mario, dei super esperti, ma anche noi abbiamo il nostro Mario Zucchelli che è veramente grandissimo. Cerchiamo e di fare il nostro meglio, veramente dai. Un grazie di cuore a lui, al nostro Christian che purtroppo oggi non può essere qui, alla regia, per il nostro Felix Damiani che ci sopporta e ci fa segni sempre di minaccia perché siamo in ritardo. Sì. Vi mando l'appuntamento a dovrebbe essere confermato un lunedì 19 marzo 2018 perché noi ci saremo, ma vogliamo che ci siate anche voi. Sì. Quindi da parte mia è davvero tutto. Il nostro Mario, non so se deve aggiungere qualcosa. Niente, volevo soltanto aggiungere che mi sembra doveroso ringraziare anche i telespettatori che hanno avuto la pazienza e la costanza di seguirci. Assolutamente sì. Di seguirci. Con la speranza di riavervi ancora l'anno prossimo. Assolutamente, da parte mia è tutto, un grandissimo saluto, appuntamento al 2018. Noi saremo qui, vi aspettiamo.